Venerdì 26 gennaio, ultima puntata della settimana. Questo è Liscio Macchiato. Do il benvenuto con grande piacere a Marina Carobbio. Buongiorno Marina. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti e chi ci sta seguendo. Cominciamo dal preventivo, da un'intervista di Sergio Morisoli al Corriere del Ticino, dove il capogruppo UDC ribadisce un po' quelle che sono le sue tesi che abbiamo ascoltato in questi giorni. Il titolo è Maggioranza, questo non è un vero patto. E intanto, dove si è nascosto il governo? Marina, vi siete nascosti? Ma non credo, il governo ha presentato un preventivo. Questo preventivo è stato discusso molto sia a livello di Parlamento, in particolare della Commissione della gestione, dei partiti e anche da popolazione, da associazione, da tutti gli interessati. E adesso finalmente questo preventivo dovrebbe approvare in Parlamento, approdare in Parlamento. Che ne pensi dell'accordo che è stato raggiunto in gestione, in particolare se da esponente della sinistra sei contenta che sia saltato il taglio sui sussidi di Cassamalati? Ma penso soprattutto che era necessario portare finalmente questo preventivo davanti al Parlamento, prendere delle decisioni perché, come abbiamo anche visto, la gestione provvisoria porta tutta una serie di problemi, anche un aumento della burocrazia proprio perché ci sono delle spese e degli interventi che sono necessari, ma tutte delle regole che appunto aumentano la burocrazia. Quindi non è normale che non ci sia ancora un preventivo, quindi questo preventivo verrà discusso a breve. Quali saranno poi i risultati? C'è una maggioranza adesso in commissione della gestione, ma da quello che sentiamo e leggiamo ci saranno ancora tantissime proposte che arriveranno sul tavolo del Parlamento. Ci sono anche due rapporti di minoranza, quindi vedremo fra una decina di giorni quali sono i risultati. Penso che i partiti di centrodestra hanno voluto finalmente appunto bloccare la situazione, era ora, come dicevo, e hanno tolto una delle voci sicuramente più sensibili per quanto riguarda la popolazione, che sono appunto la riduzione dei sussidi cassamalati, perché sappiamo che il tema delle cassamalati non solo è un tema molto sentito, ma soprattutto i premi cassamalati e i costi sanitari pesano tantissimo sul reddito disponibile della popolazione e sul loro potere d'acquisto. Qualcuno ha detto che questa discussione interminabile che c'è stata in gestione 3 mesi dimostra che il decreto Morisoli, poi il risultato, diciamo, di questa discussione dimostra che il decreto Morisoli è morto e sepolto e che alla fine nessuno poi lo riesce ad applicare così. Ma lo si sapeva prima che il decreto Morisoli avrebbe portato numerosi problemi, che ci vuole un equilibrio tra le entrate e uscite. Questa è una posizione che io ho sempre sostenuto, anche in un momento di difficoltà finanziaria. Bisogna comunque trovare questo equilibrio, non si può agire solo su un versante o solo sull'altro. Bisogna avere anche i mezzi per poter rispondere a quelli che sono i bisogni della popolazione. Il governo ha dovuto dare seguito a quello che erano appunto le decisioni non solo prese dal Parlamento, ma prese anche da un voto popolare, tener conto anche della legge sulla gestione finanziaria, però bisogna comunque avere come principio di fondo quello di avere i mezzi per poter rispondere a dei bisogni emergenti, pensiamo alla necessità di investire in determinati settori o di contrastare la diminuzione del potere d'acquisto della popolazione. Prima di darti la parola, Marco, leggo veloce un'altra notizia sul Corriere del Ticino che riguarda sempre il preventivo. Preventivo l'alto là dei sindacati, OCST, SIT e VPOD hanno scritto al Consiglio di Stato e al Parlamento per chiedere di stralciare tutte le misure a carico del personale, perché in parte sono decisioni a carico del Gran Consiglio, penso in particolare al famoso contributo di solidarietà è in parte a carico del governo perché per il caro vita decide il governo. Marina, ci sono state grandi manifestazioni anche la settimana scorsa. Hanno una speranza questi sindacati, secondo te, almeno dalla parte che concerne il gremio in cui siedi tu, il governo? Ma quello che è positivo è che è aperto un tavolo di discussione, ci si incontra con i sindacati proprio per discutere queste questioni, quindi penso che da entrambe le parti c'è la volontà di volerle affrontare. Marco, una domanda sul preventivo, andiamo oltre. Andrei oltre perché ci sono diversi temi ancora da affrontare. E allora, un altro tema sociale, la 13ª AVS, è uscito un sondaggio, convince gli svizzeri perché regge, insomma, per ora questa maggioranza, il 61% dei cittadini sarebbe favorevole
ad accettare questa proposta che è in votazione popolare il 3 marzo. Devo dire che sulla stampa svizzera tedesca viene riportata la notizia, ma c'è grande, grande prudenza, nel senso che viene detto manca ancora tempo, perché oggettivamente sarebbe per la Svizzera una rivoluzione accettare un'iniziativa di questo genere. In particolare, se leggiamo però nei dati di dettaglio del sondaggio, scopriamo che quasi l'80% dei ticinesi è favorevole a questa iniziativa, quindi una maggioranza bulgara tra favorevoli e abbastanza favorevoli, una maggioranza più risicata in Svizzera tedesca, ed è questo forse che è la grande incognita sull'iniziativa, il 56%, mentre anche la Svizzera romanda con un 76% è molto favorevole a questa iniziativa. Marina. Ma io sono molto contenta di questi sondaggi, sono stata e sono tra i promotori dell'iniziativa, sono tra i primi iniziativisti. Quando abbiamo lanciato l'iniziativa ero ancora a Berna, e quindi la ritengo un'iniziativa importante per rispondere anche qui alla diminuzione del potere d'acquisto, alle difficoltà con le quali sono sempre più confrontati i pensionati e i futuri pensionati, che senza misure a seguito dell'aumento dei prezzi, del rincaro e dell'aumento degli affitti dei primi casse malati rischiano di perdere veramente tanto a livello di rendita mensile. Quindi è per quello che è importante, al netto dell'aumento dei costi della vita e senza un aumento delle rendite attuali. Ecco perché per rispondere a questa evoluzione ci vuole una tredicesima AVS, e se pensiamo che oggi quelle che hanno delle rendite pensionistiche più basse sono soprattutto le donne, ecco, questa misura è per loro particolarmente importante, ma è importante per tutte le persone anziane, per tutte le persone che beneficiano di una rendita pensionistica, ma anche per i giovani, perché è un meccanismo di distribuzione importante, il più sociale, la migliore assicurazione sociale che abbiamo, e in prospettiva andrebbe anche a vantaggio della popolazione più giovane, alla quale conviene avere di più una migliore rendita o una rendita AVS più adeguata, piuttosto che investire soldi nel terzo pilastro. Il fatto che quasi l'80% dei ticinesi si dica favorevole, abbastanza favorevole, però è anche una spia di disagio, no? In questo momento nel nostro cantone, di sofferenza sociale. Sì, evidentemente di fronte ai costi che aumentano, l'esplosione dei premi cassamalati, l'aumento degli affitti e la diminuzione del potere d'acquisto, sono di fronte a questi costi e ci vogliono delle risposte. Delle risposte che devono toccare anche chi è in pensione, quindi con delle misure a livello di rendite pensionistiche, in questo caso di rendita AVS, come dicevo prima, è la rendita più importante, o il sistema più importante. Questa iniziativa si è accettata, quindi questa tredicesima AVS andrebbe a beneficio di una fetta importante della popolazione che oggi dispone o non dispone di un secondo pilastro, o ha un secondo pilastro comunque ancora non sufficiente, o rispettivamente si vede anche lì confrontata con una diminuzione del secondo pilastro, per non parlare, come dicevo prima, poi del terzo, che diciamo così costa molto, ma che non ha gli stessi effetti a livello di redistribuzione per quanto riguarda le rendite. Tra l'altro nel sondaggio si conferma un dato che era già emerso nella scorsa settimana, cioè che anche nei partiti di una parte dei partiti di centrodestra c'è una maggioranza di favorevoli, in particolare nell'UDC e nel centro. Sappiamo che la Lega è apertamente favorevole in Ticino, quindi solo il PLR e i Verdi liberali in questo momento non sono la maggioranza di questi elettori, seppur di poco, non sono favorevoli a questa iniziativa. E c'è un'altra iniziativa sempre sulle pensioni in votazione, proposta dai giovani liberali, qui invece prevale il no, anche se di poco, il 53% vuole bocciare questa iniziativa che propone un anno in più di lavoro prima dei pensionamenti, quindi 66 anni, però una leggera maggioranza di svizzeri italiani, 45 a 43, dice sì a questa iniziativa. Sorpresa, Marina? Ma sì, sorpresa, perché io sono convinta che anche nella Svizzera italiana alla fine ci sarà un no a questa iniziativa, e che forse il dibattito in questo momento, ed è giusto anche che sia così, si è concentrato soprattutto sulla tredicesima AVS, perché
qui la popolazione è cosciente che ci sarebbe un reale beneficio per le rendite AES, quindi per i pensionati e le pensionate. Si è parlato meno, mi sembra, nel dibattito pubblico dell'altra iniziativa legata all'aumento dell'età di pensionamento. Quando se ne parlerà, penso che qui la popolazione si renderà conto che aumentare l'età di pensionamento, soprattutto anche poi con il meccanismo che è proposto in questa iniziativa, è molto pericoloso e non è certamente la risposta ai problemi delle rendite pensionistiche e del primo pilastro. C'è un problema di finanziamento però della tredicesima AES, Marina, si parla di 5 miliardi di costo quando entrerà a regime, insomma, e anche la critica sul fatto che questa tredicesima verrà ad innaffiatoio anche i benestanti. Ma dicevo prima che l'AVS è la nostra assicurazione sociale più sociale che abbiamo, perché prevede questo meccanismo di redistribuzione, quindi tutti pagano i contributi AVS, però questa viene ridistribuita in maniera sociale, quindi chi guadagna molto di più paga contributi più importanti, però le rendite sono plafonate e quindi c'è appunto questo effetto di redistribuzione. Sarebbe veramente sbagliato metterlo in discussione lì, cambiare il sistema, il meccanismo di base di prelievi di contributi salariali e redistribuzione metterebbe a rischio l'AVS. Per quanto riguarda invece la tredicesima AVS, fino al 2030 non c'è necessità di un supplemento finanziario ulteriore e in seguito, come propongono i sindacati che sono all'origine di questa iniziativa, con un minimo aumento dei contributi salariali si potrebbe finanziare questa importante assicurazione sociale. Quindi si dice sempre, io ho fatto tanta politica sociale in così tanti anni di politica attiva e ho sempre sentito dire che non ci sono, che l'AVS va male, che è a rischio. In realtà vediamo che proprio grazie a questo meccanismo si è potuto garantire sempre il finanziamento e anche in futuro, anche con questa tredicesima, se dovrà passare, come spero, un'iniziativa sulla tredicesima AVS, questo sarà possibile. Marina, un'ultima cosa, tu che hai grandissima esperienza di politica federale, di iniziative, di sondaggi, ne hai visti a IOSA, al di là dell'auspicio, quante chance ha effettivamente di passare questa iniziativa secondo la tua esperienza, leggendo appunto questi dati? Ma i dati sono sicuramente positivi, come proponente, come persona che sostiene questa iniziativa, non dico che non bisogna però abbassare la guardia, perché manca ancora più di un mese alla votazione, che è il 3 marzo, quindi ci sarà un aumento della contrapposizione tra favorevoli e contrari con diversi argomenti, quindi è importante dal mio punto di vista spiegare bene alla popolazione. Penso però che abbia una buona possibilità, vedendo adesso i sondaggi che tengono sempre un po' sui livelli piuttosto alti di favorevole iniziativa. Lo scoglio sembra essere la Svizzera tedesca, vedremo anche la questione della maggioranza dei cantoni, ma andiamo oltre. Albert Rösti sul Tagesanzeiger, che riporta una notizia direi importante, che si ricollega anche alle dimissioni di Gilles Marchand, perché se ne è parlato come tra le motivazioni la scorsa settimana. Ebbene, durante un incontro pubblico tenutosi a Zurigo, Rösti ha espresso la sua rabbia pubblicamente nei confronti della SSR, e il Taghi annota, dice: non siamo assolutamente abituati a vedere Rösti, che di solito ha una aplomb molto gioviale, esprimersi in questa maniera. Il consigliere federale ha parlato della riduzione del canone a 300 franchi, la proposta del Consiglio federale attualmente in consultazione anche sul tavolo del governo ticinese, proposta a cui la SSR ha reagito minacciando di tagliare 900 posti di lavoro. E Rösti dice: non mi è sembrata una cosa intelligente. Per nulla intelligente. Il Consiglio federale vuole che l'iniziativa dei 200 franchi non venga approvata, ha proseguito. Ma se la SSR ha questo atteggiamento, l'iniziativa avrà più chance. Quei 300 franchi continueranno ad affluire oltre 1 miliardo di franchi dal canone, e penso che dovreste essere in grado di farci qualcosa con questi soldi. Marina. Ma devo dire che
Mi stupisce un po' la reazione del consigliere federale perché è chiaro che facendo una proposta di questo tipo l'azienda, come qualsiasi settore toccato da proposte di riduzione dei mezzi finanziari a disposizione, spiega quali possono essere le conseguenze che sono appunto un rischio per i posti di lavoro, rispettivamente anche il fatto che può mettere in discussione la coesione nazionale. Quindi questa è stata la reazione da parte dell'azienda, tra l'altro non solo dell'azienda, ma anche da numerosi organizzazioni che si stanno esprimendo un po' dappertutto in tutta la Svizzera. Quindi Alberto Loris si poteva immaginare che di fronte alla proposta del Consiglio federale doveva o c'era, ci sarebbe stata una reazione. Quindi mi ha stupito questo intervento così, diciamo, muscoloso, forte da parte del Consigliere federale. Tra l'altro anche la RSI ha prospettato un taglio di un centinaio di posti di lavoro in Ticino coi 300 franchi, i sindacati di settore hanno parlato addirittura di 170, non so se il governo ha già preso formalmente posizione, immagino che da quello che ho capito era piuttosto scettico, no, su questo abbassamento del canone. Il governo prenderà posizione prossimamente, quindi risponderà, come fa sempre, alla consultazione federale e poi renderà pubblica questa presa di posizione. E tu Non personalmente? no, scusate, non ho capito, Bazzi, cosa Tu stavi dicendo. personalmente tu? Ma io se non voglio anticipare la discussione del governo, io penso che comunque per il nostro cantone l'ente radio televisivo deve avere i mezzi sufficienti per adempiere a quello che è il mandato previsto anche dalla concessione, garantire da un lato dei posti di lavoro importanti, dall'altro anche, e questo anche l'importante, il ruolo appunto previsto, che è quello di informazione, coesione nazionale, anche contribuire al dibattito democratico. Quindi personalmente penso che è pericoloso diminuire i mezzi a disposizione dell'intera radiotelevisione. Ma non è più pericoloso, Barina, opporsi di principio anche a questa soluzione di compromesso, rischiando poi di ridare, come dire, peso e forza a livello elettorale nella popolazione all'iniziativa 200 franchi? L'iniziativa verrà comunque discussa dal Parlamento e qui il Consiglio federale ha deciso di anticipare, diciamo, questo dibattito che ci sarà a livello di Parlamento. Il Parlamento può decidere di fare un controprogetto, discuterà se approvare o meno l'iniziativa e se opporvi un controprogetto. Quindi qui c'è stata un po' l'anticipazione di questa discussione. Ecco, qualcuno sollevava questo tema, i sindacati. È stata una forzatura per il Consiglio federale procedere con lo strumento dell'ordinanza da mettere in consultazione, quindi se deciderà la metterà semplicemente in pratica e senza passare dal Parlamento eventualmente. Appunto, io faccio un po' fatica a capire come ho deciso, o perché, cioè forse fatica a capire perché no, perché ho sentito anche le parole di Alberto Loresti, ma penso che sarebbe stato più corretto aspettare il dibattito a Parlamentare. livello parlamentare, dove appunto si esprimeranno i favorevoli all'iniziativa, si esprimeranno i contrari e magari si deciderà anche un controprogetto. Andiamo al Corriere del Ticino a Tito Tettamanti che ragiona sempre di politica federale, Marco. Sì, restiamo in Consiglio federale. Allora, sostanzialmente lui dice che tutti i cittadini svizzeri in teoria possono aspirare all'elezione al governo, ma in realtà non è così perché di fatto la scelta è limitata ai 246 parlamentari più qualche decina di consiglieri di Stato di alcuni cantoni, no? Quindi massimo 300 persone, insomma. Però questo meccanismo esclude esponenti rilevanti e importanti della società civile, che sono imposti nella cultura, scienza, economia del paese, eccetera. L'esecutivo dice: da noi non è l'espressione di una maggioranza politica, ma è un direttorio chiamato a gestire i problemi della Confederazione. Abbiamo un Consiglio federale debole, aggiunge, ma la debolezza ha proprio origine nel meccanismo di elezione, che è diventata ottusamente partitocratico e non si fa spazio ai migliori, ma ai più disciplinati, magari anche più simpatici, no? Come si dice. Infernale continua la soluzione del ticket, perché in questo modo gli avversari politici, non potendo fare altro, cadono nella tentazione di votare per il più debole. E noi ci troviamo, per esempio, con una Boom Schneider inadeguata, in difficoltà al posto di una preparatissima Eva Herzog. Ci troviamo con un Parlamento che cede i suoi diritti alla burocrazia di partito. Marina.
Ma queste sono evidentemente sulle persone delle valutazioni che io non condivido. Penso che la signora Baumschneider sia una persona molto preparata, come preparata è Eva Herzog, che oggi presiede il Consiglio degli Stati e che era l'altra candidata socialista. Il fatto che abbiamo un ticket è stata anche una richiesta molto forte che è uscita poi dai stessi partiti dallo stesso Parlamento quando venivano presentate, in passato venivano presentate delle candidature singole, si diceva, il Parlamento deve avere la possibilità di scelta. Quello forse che penso io non è tanto che si debba cambiare il sistema e tornare a proporre una sola persona, è che come sempre, come in qualsiasi organo collegiale, ci vuole una visione d'insieme di dove si vuole andare e bisogna evitare di entrare nel dipartimentalismo. Ecco, io spero che adesso, di fronte a un periodo così difficile, il Consiglio federale affronti quelle che sono le sfide del paese, quelle che sono le difficoltà del paese e risponda ai bisogni della popolazione, che parlavamo prima della diminuzione del potere d'acquisto, ma sono anche la necessità di investire nel nostro futuro, quindi ad esempio nella formazione o di rispondere in maniera adeguata ai cambiamenti in atto, pensiamo all'intelligenza artificiale senza lasciare indietro nessuno. Ecco, quindi ci vuole forse di più una visione e il fatto che abbiamo un organo collegiale fa sì che spesso si discuta di più di singoli argomenti senza avere questa visione. Però bisogna cambiare il meccanismo di elezione, allora bisognerebbe tornare a discutere un'elezione popolare che però ha molti rischi perché vuol dire che i consiglieri federali sarebbero una continua campagna elettorale. Sì, però c'è anche quell'aspetto, no, che lui rileva e sottolinea praticamente dello sbarramento che c'è per l'entrata in governo a livello federale per personaggi rilevanti, importanti, meritevoli della società civile, cioè se non sei lì dentro, non sei in quel ristretto numero di consiglieri di Stato, quei 300 che lui cita, in Consiglio federale non ci andrai. E poi lui fa, per esempio, fa il caso di Ermotti, ecco, di Sergio Ermotti. Ma non penso che persone non possono, già sappiamo che tutti possono candidarsi all'elezione, del Consiglio federale. È chiaro che, una persona deve anche, non solo fare una candidatura, diciamo così, di facciata, ma credere in quella candidatura, quindi prendere dei contatti prima nella sua area politica e vedere se è sostenuta. Penso che non sia impossibile, ma è chiaro che è più facile per chi oggi già si occupa di politica a livello cantonale o a livello parlamentare federale. Quindi non vedo bene che soluzione propone, però di fatto Tettamanti nel suo articolo dice che il sistema così non va. È chiaro che è mediato dai partiti, perché in questo sistema i partiti cercano di scegliere le persone, secondo me, non solo più adatte alla loro linea politica, ma più in grado di portare avanti delle scelte all'interno di questo sistema con un governo collegiale. Abbiamo avuto delle personalità molto forti e abbiamo ancora delle personalità molto forti anche oggi nel governo, ma per citarne una che non è nel governo attualmente, Berset è stato sicuramente una persona che ha caratterizzato in maniera importante e agito in maniera importante all'interno del governo. Per finire, una notizia dagli Stati Uniti che non fatico a definire dai contorni medievali. Sì, scendiamo nel sud, nell'Alabama, stato noto per lo schiavismo, culla del razzismo più feroce, eccetera, eccetera. Il titolo potrebbe essere Ridateci la ghigliottina, per favore. Allora, ieri il 58enne Kenneth Schmidt è stato giustiziato per la prima volta con un sistema nuovo, l'ipossia d'azoto, utilizzato per la prima volta al mondo, no? Quindi un'esecuzione che passerà alla storia, molto discussa prima, alla fine, dopo tentennamenti vari, ore di attesa, giorni drammatici, Smith è stato ucciso con questo sistema. Secondo i testimoni, è rimasto cosciente per diversi minuti all'inizio dell'esecuzione, per i 2 minuti successivi tremava, si contorceva sulla barella. Insomma, una morte, come dire, crudele. E l'idea di usare questo metodo nasce da uno sceneggiatore di un film di fantascienza e di horror che ha pensato si potesse applicare a incidenti industriali all'esecuzione. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione sul fatto che l'ipossia di azoto possa provocare una morte dolorosa e umiliante, un'esecuzione che potrebbe essere paragonata alla tortura, degradante ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani.
Tu che sei anche medico, Marina, che cosa ne pensi? Ma io sono indignata di questo, di fronte, sono veramente indignata di fronte a questa violazione dei diritti umani fondamentali. Sono indignata di fronte alla pena di morte, penso che sia una punizione inumana, crudele, degradante, che non è più ammissibile. E d'altra parte però sono anche indignata se vedo questi metodi che vengono utilizzati e che da quello che mi sembra di capire provocano delle sofferenze che non trovano nessuna giustificazione e che non sono accettate. Questa iniziativa, questo azoto è stato usato perché il condannato era sopravvissuto all'iniezione letale nel 2022, mi pare, ma è chiaro che se l'Occidente vuole essere promotore di diritti anche nel contesto internazionale, come vediamo rispetto alla Russia, rispetto a quello che succede in altre parti del mondo, sei il primo a compiere questi gesti abominevoli, poi l'accusa di ipocrisia, no, mi sembra, Marina, è piuttosto difficile da rifuggire. Sì, io spero che di fronte a quello che è successo ci sia una reazione della comunità internazionale, perché non posso che condividere quello che hai detto adesso. Bene, abbiamo finito per oggi, grazie mille a Marina Carobbio, farei un po' di montagna questo weekend per chiudere con un sorriso. No, l'ho fatto la scorsa settimana, domani sarò a un evento alla Pinacoteca Zwist, quindi una pinacoteca, un istituto molto importante per la cultura del nostro cantone, domenica avrò un evento in famiglia, quindi farò magari una qualche passeggiata o un po' di attività sportiva, ma non, questa volta non potrò andare in montagna, peccato. Bene, grazie, buon weekend. Buon weekend, allora. Grazie, Marina Carobbio. Grazie. Tutti, e noi, Marco, ci vediamo lunedì. Esatto, a lunedì.